Abbiamo l'opportunità di fare una breve conversazione con Gian Joseph Morici. Intanto ti ringraziamo per questa conversazione e anche perché l'evento, diciamo, del momento e che ti riguarda personalmente è l'uscita dell'ultima tua fatica letteraria. 17-17, un uomo qualunque. Lo inquadriamo, diciamo, per i nostri telespettatori. E quest'ultima fatica, Joseph, intanto ho visto che è un romanzo. Tu avevi fatto l'altra tua pubblicazione, che ormai è un po' di anni, che era Vittime di mafia. È da un po' di anni che quindi non ti dedicavi ai libri. Io però subito vorrei partire da questo e poi magari il romanzo. Ho visto intanto che però nello scrivere questo romanzo, diciamo, hai utilizzato gran parte delle tue conoscenze, cioè di quello che poi tu hai svolto negli ultimi anni, cioè quello dell'analisi, quello riguardante, diciamo, perché no, lo spionaggio, gli intrecci politico-affaristici, e hai intrecciato questa tua esperienza, diciamo, da giornalista e da analista, l'hai utilizzata dentro il tuo romanzo, mettendo, diciamo, in moto un protagonista che però vive questa esperienza in Sicilia, e quindi tu intrecci un po' quello che tu hai vissuto in questi anni, in particolare fuori da Agrigento, perché abitavi, non so se abiti ancora a Parigi, però tenendo presente, diciamo, questa nostra terra e la Sicilia. Ci puoi raccontare un pochettino il libro? Allora, il libro che attualmente è in vendita anche nella libreria qui in via Atenea, Il Mercante dei Libri. Il libro praticamente è un romanzo ambientato in una piccola città siciliana e narra appunto di un uomo qualunque. È un uomo che apparentemente ha una sua vita normale, tranquilla, in una città che del resto non può essere ritenuta l'ombelico del mondo. In realtà è una città dove si intrecciano le storie e le vite di tanta gente. Parliamo da soggetti legati alla criminalità organizzata, a soggetti politici, situazioni di malaffare, ci sono anche situazioni, vicende personali, ma anche a livello internazionale. Cioè una città come Collearso, questa piccola cittadina di provincia, vede muoversi soggetti che sarebbero impensabili. La presenza di persone che lavorano anche per servizi stranieri. Nel libro si parla di servizi americani, non quelli ufficiali, ma di agenzie che lavorano per conto delle agenzie ufficiali. Così come negli Stati Uniti ci sono anche gli interessi di altre nazioni. Ovviamente è un romanzo, quindi frutto di fantasia, fa riferimento magari a storie conosciute, sentite, vista la mia attività. In parte ci sono anche dei riferimenti a situazioni che poi saranno quelle che andrò a vivere successivamente e che narrerò nel prossimo libro, dove parlerò della mia vita da infiltrato nello Stato Islamico. Un'altra, tu nel momento in cui hai fatto questa scelta anche della trama, che vorrei che anche i nostri amici che ascoltano questa intervista, diciamo, trovino un motivo in più per leggerlo. Intanto perché nel panorama, diciamo, letterario che ho visto negli ultimi periodi è intanto particolare, perché non è semplice trovare, diciamo, un romanzo che tra la fantasia diciamo, ci sono anche delle verità, diciamo, delle realtà che tu metti dentro, perché è innegabile che l'attività che hai svolto negli ultimi anni, anche attraverso il tuo blog, diventano, diciamo, realtà e romanzo. Ora, io però avrei piacere
di che tu mi raccontassi un pochettino di questo Giorgio Ricci, perché l'hai incastrato così, perché l'hai incastrato in termini con una vita, diciamo, sentimentale un poco articolata, e lo hai inserito con questo ruolo, diciamo, particolare, in più lo hai collocato territorialmente in Sicilia, quindi hai creato, diciamo, un personaggio di grande interesse e anche, diciamo, un personaggio, diciamo, nuovo, ha una freschezza in termini diciamo letterari. Allora, Giorgio Ricci, che è il protagonista del romanzo, non può essere soltanto l'uomo che ha rapporti, affari o lavora per determinate strutture. Giorgio Ricci, essendo un uomo come tanti altri, ha una sua vita privata, una sua vita sentimentale, quindi una sua famiglia, le sue storie d'amore, che poi sono le storie che, insomma, un po' tutti vivono, specie in piccole città di provincia, laddove spesso e volentieri si chiacchiera, a volte anche inutilmente, a volte a vanvera, però è innegabile che queste storie siano vissute dalla stragrande maggioranza della popolazione, e questo lo rende lo rende umano, non una macchina, non il personaggio, il supereroe nel bene o nel male. Senti, nella prefazione che ha scritto Totò Nocera, Salvatore Nocera Bracco, perché, diciamo, per esattamente identificare il nostro amico, che ha scritto in fondo invece guarda la prospettiva dal punto di vista del territorio, cioè dal punto di vista della Sicilia, no? Cioè lui vede questo romanzo dove viene raccontata una Sicilia delle contraddizioni, dove c'è un po' di tutto, c'è la bellezza e nel contempo però è anche terra di misteri. Lo voglio collegare anche al resto della tua attività, se mi permetti di farti qualche domanda in merito, anche perché la tua esperienza del blog, posso chiamarlo blog? Sì, è una testata, diciamo, anche perché qualcuno ogni tanto può anche interpretarlo non ormai positivamente, invece no, il blog un'area molto, la tua tra l'altro è molto interessante, perché pur nominandola come la Valle dei Templi, ha uno spazio ormai internazionale, anzi. Siamo stati presenti sulla grande stampa estera, da France Info a France 24, interviste su diversi canali, compreso la BBC, quindi penso che abbiamo una dimensione particolare. Ora, vogliamo collocare, diciamo, la contraddizione di questa terra, non dentro questo punto, nel panorama internazionale. Tu hai raccontato nei media nazionali, alla RAI, al TG5, ho visto tante tue interviste in giro, ci hai raccontato un'esperienza che ora magari entriamo nel merito, però vorrei collegare il libro invece alla collocazione della Sicilia in queste contraddizioni in questo momento internazionali, perché viviamo, intanto siamo protagonisti nel Mediterraneo di una tragedia, quella dell'immigrazione, e quindi a dir poco non possiamo non viverla in questa maniera. Allora, già nel romanzo c'è un passaggio che apre a quello che poi sarà la mia attività anche all'estero, ed è la vicenda che riguarda una ragazza eritrea sequestrata nel Sinai dai beduini che chiedono un riscatto. In quella vicenda il mio protagonista viene coinvolto dalla Svizzera, gli viene chiesto aiuto, e il protagonista del mio romanzo, Giorgio Ricci, ha dei rapporti con ex appartenenti a strutture egiziane, in particolare un amico, Nicolas, al quale lui chiede una mano d'aiuto. Allora, in quella fase già si comincia a parlare di un livello diverso da quello che è il nostro livello nazionale, sono questi rapporti di carattere internazionale, ma resta al centro di tutte queste vicende resta comunque la Sicilia. Cioè, è strano una regione come quella nostra, che riesce comunque a tessere trame, rapporti con altre nazioni al mondo, con soggetti di altre nazioni. Il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno al quale mi sono interessato per diversi motivi. Già nel 2006 o 2007 io denunciavo, e fu attenzionato poi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il traffico di esseri umani di due grosse organizzazioni, una era quella degli scafisti e un'altra chi finanziava proprio i viaggi. Quindi non è un fatto nuovo ed era logico che dietro questo genere di organizzazioni... Quando tu parli di finanziamento, cosa significa? Cosa significa il finanziamento? Perché non è chiaro, una cosa sono gli scafisti che fanno l'affare vero e proprio, poi parli però invece di organizzazioni che finanziano. Cosa finanziano? Allora, nel 2006 o 2007 io scopro che praticamente le organizzazioni erano due. Un'organizzazione che finanziava le famiglie di chi doveva partire e che quindi avrebbe poi ricevuto i soldi una volta terminato il viaggio, quando sarebbero diventati manovalanza di questa organizzazione per commettere reati che tutti conosciamo, lo spaccio, e non c'era ovviamente l'inserimento nel mondo del lavoro. L'altra organizzazione era quella degli scafisti, prevalentemente gli scafisti operavano in Libia. Quando accadeva un naufragio, quando gli scafisti incappavano in situazioni particolari, la prima organizzazione, che era quella che aveva invece finanziato le famiglie, perdeva il denaro. Il fatto che questa prima organizzazione potesse finanziare le famiglie in diverse nazioni del Nord Africa ci dà l'esatta dimensione di quello che era questa struttura, una struttura che aveva una dimensione, a mio modesto avviso, superiore a quella di Cosa Nostra, perché non è possibile che questa organizzazione operi in quasi tutta l'Africa e che quando questa gente arriva qua deve pagare, quindi quello che è stato il prestito, deve restituire il prestito, abbia timore nel non farlo per le ripercussioni che cadrebbero sui familiari là. E questo ci dà l'esatta dimensione di quello di cui stiamo parlando. Al centro di tutto questo la Sicilia ha un ruolo importantissimo. Grazie Gian Joseph. Io francamente consiglio questo libro, e lo facciamo vedere ancora una volta, 17-17 un uomo qualunque. Intanto sei tornato tra noi, verrai con più frequenza ad Agrigento? Al momento sono qui, quanto mi fermo non lo so, quello che farò domani lo vedremo. Continuerà a essere un po' la mia vita, è un punto interrogativo anche per me. Lo vedremo sulla valle dei templi.net, sì. Che dice che è la cosa migliore. Grazie a tutti, grazie a Gian Joseph.